Salve a tutti amici e bentornati. Allora, in questo video io vorrei commentare insieme a voi il commento della scrittura del giorno di sabato 31 ottobre, quindi la scrittura del giorno di pochissimi giorni fa. Innanzitutto iniziamo leggendo qual è il versetto su cui si appoggia, perché chi di voi conosce un pochino il mondo dei testimoni di Geova e la loro scrittura del giorno sa benissimo che la scrittura si appoggia generalmente su un versetto. Allora, lo spirito di Geova è su di me, perché egli mi ha unto per portare buone notizie. Luca 4,18. Ora, non andremo a vedere se questo versetto è tradotto bene o tradotto male, sapete bene che non è questo il mio obiettivo. Ma una cosa vi posso dire: il commento fatto dalla torre di guardia a questo versetto, in realtà col versetto c'entra ben poco, lo capirete da soli adesso che vi leggo il commento. La maggioranza delle persone è ancora accecata dal Dio di questo sistema di cose ed è schiava dal punto di vista religioso, economico e sociale. Sta a noi seguire l'esempio di Gesù, aiutando le persone a conoscere e adorare Geova, il Dio della libertà. Non è un compito facile, anzi, presenta molte sfide. In alcuni paesi la gente sta diventando sempre più indifferente, se non addirittura ostile. La domanda che tutti dovremmo farci è: posso usare la mia libertà per sostenere in misura ancora maggiore l'opera del regno? È incoraggiante vedere che molti hanno capito che la fine di questo sistema è veramente vicina e hanno semplificato la loro vita per impegnarsi nel ministero a tempo pieno. Alcuni prestano servizio nel loro territorio, altri si spostano dove c'è più bisogno. Scegliere di servire Geova a tempo pieno è uno splendido modo di utilizzare la propria libertà. Oh, allora, che dire? Ci sarebbe molto da dire, ma cerchiamo di stringare le cose in modo più adeguato possibile. Dunque, in questo commento, gli 8 unti di Warwick, insieme al loro codazzo, fanno sapere agli adepti testimoni che la maggioranza delle persone sono accecate dal Dio di questo sistema di cose, sono schiave sia dal punto di vista religioso, economico e sociale. Quindi stanno dicendo ai loro adepti che gli unici ad essere veramente liberi sono i testimoni di Geova, perché tutti gli altri, quindi noi non testimoni di Geova, siamo tutte persone schiave, chi di una cosa, chi dell'altra, chi di tutte. Ok? Questo è l'assunto di base da cui parte questo commento. Come vi dicevo prima, avrete capito da soli che il commento con la scrittura su cui si dovrebbe appoggiare non c'entra assolutamente nulla. E poi come proseguono? Partendo dall'assunto che solo i testimoni di Geova sono persone veramente libere, che cosa vogliono fare gli 8 unti? Spiegare ai loro associati, ai loro adepti, come utilizzare al meglio questa loro libertà, visto che sono gli unici al mondo ad avercela, no? E guardate, udite, udite, quale sarebbe il modo migliore per utilizzare questa fantomatica libertà? E fantomatica perché? Ma è semplice. Come si fa a parlare di libertà a persone che vivono all'insegna di divieti costanti? Dissonanza cognitiva estrema, ma del resto il geovismo ci ha abituato alla dissonanza cognitiva, ormai anche voi la sapete riconoscere immediatamente, no? Quindi non c'è bisogno che io vi spieghi nulla o che vada a sottilizzare su alcune cose. Quindi, persone che vivono all'insegna di costanti e continui divieti vengono reputate in assoluto le uniche persone libere al mondo. E come utilizzare questa libertà? Sostenere in misura ancora maggiore l'opera del regno, quindi per sostenere in modo ancora più forte e più ampio l'opera del regno, quindi sostenere quella che è l'opera dei testimoni di Geova, vale a dire impegnarsi nel servizio. Servizio che, come ben sapete, allo stato attuale dei fatti, per ovvi motivi, viene effettuato telematicamente, tramite WhatsApp, tramite mail, eccetera, eccetera. Sostenere in misura ancora maggiore l'opera del regno. In quale altro modo si può sostenere l'opera del regno se non attraverso delle cospicue donazioni?
per la costruzione di nuove sale e nuove filiali, che come vi dicevo nel video dell'altra volta, mentre voi siete seduti sul divano non si sa che cosa farne di queste sale e di queste filiali, no? Però vabbè, come dire, se dissonanza cognitiva deve essere che sia, mettiamola così. E poi che cosa ci dicono? Ah, questa è una cosa interessantissima. È incoraggiante vedere che molti hanno capito che la fine di questo sistema è veramente vicina e hanno semplificato, udite udite, semplificato la loro vita per impegnarsi nel ministero a tempo pieno. Quindi, voi siete gli unici liberi al mondo, gli altri sono tutti schiavi. Come potete usare questa libertà? La potete utilizzare per predicare, fare nuovi adepti e fare ovviamente donazioni che serviranno poi a quello che è l'opera del regno. E per arrivare a tutto ciò cosa dovete fare? Semplificare la vostra vita. Quindi, perché investire tempo, risorse, denaro, pazienza nel crearsi una posizione a livello di studio, a livello di cultura, che poi può anche diventare una posizione economica stabile? Perché investire tempo, risorse, denaro, pazienza nel cercare di costruirsi una propria casa o di acquistarne una? State tutta la vita in affitto, voglio dire. Semplificatevi la vita. Perché andare dietro a quelle che possono essere le mode anche estetiche, magari anche per le signore, no? Quando poi in realtà è meglio semplificarsi la vita per dedicare tutta la propria vita a Geova. Peccato che mentre a voi, unici liberi su questo pianeta, detto dai vostri 8 unti, viene detto di investire tutta la vostra libertà nell'opera e semplificarvi la vita in modo tale da investire ancora meglio la vostra libertà nell'opera, gli 8 unti con tutto il codazzo vivono in bellissime ville in un meraviglioso parco a Warwick, affacciato sul lago. Peccato. Peccato che quando si mostrano in pubblico difficilmente mancano di avere un Rolex al braccio. C'è qualcosa che non torna. Voi però dovete vivere semplice, sia chiaro, è importante. Alcuni prestano servizio nel loro territorio, altri si spostano dove c'è più bisogno, certo, certo. Quindi, oltre a non fare assolutamente nulla per seguire quelle che sono le vostre propensioni, le vostre passioni, i vostri talenti, vi dovete anche spostare dove c'è più bisogno della vostra opera per portare altri adepti. Quindi servire a tempo pieno è anche questo, scegliere di andare a servire da un'altra parte. E come concludono? Perché la conclusione è la parte più importante di queste scritturine. Scegliere di servire Geova a tempo pieno è uno splendido modo di utilizzare la propria libertà. Quindi, cari signori testimoni di Geova, voi che secondo i vostri 8 unti siete gli unici liberi al mondo, a differenza di noi che siamo schiavi di religione, economia e società, voi, gli unici liberi al mondo, come scelta migliore per utilizzare la vostra libertà, avete quella di servire Geova a tempo pieno. Perciò, voi che non siete schiavi di nulla, no? Perché voi per mangiare mica avete bisogno di lavorare e avere un sostentamento, no? Quindi voi non fate parte dell'economia, no? Nei vari paesi dove vivete. Voi non fate parte della società nei vari paesi in cui vivete, perché comunque non vi servite di tutti quelli che sono i vari servizi che la società mette a disposizione, giusto? Voi siete autonomi, fate tutto da soli. Ah no, quelli sono quelli che stanno sull'eremo, non siete voi. Ok, allora c'è qualcosa che non mi torna. In soldoni, cari testimoni, se non siete schiavi del mondo, con tutti i suoi sistemi, tra cui quello economico, quello politico, quello sociale, siete liberi, usate questa vostra libertà, secondo la torre di guardia, per servire Geova a tempo pieno. Quindi, se potete,
Toglietevi dalle schiavitù che avete e diventate schiavi a tempo pieno della società attore di guardia. Di schiavitù in schiavitù. Dissonanza cognitiva ne abbiamo? Quanta ne vogliamo, quanta ne vogliamo. Però a loro va bene così. Noi non facciamo altro che rimarcare come stanno le cose. Buon proseguimento.